È uno dei tanti appuntamenti più partecipati e risentiti nella città, quella dell'ormai tradizionale benedizione degli animali a Fano, organizzata dalle Giacche Verdi con il patrocinio del Comune di Fano in collaborazione con le unità cinofile e della Protezione Civile. Una piazza 20 settembre gremita di ogni specie animale, dal cane al cavallo, qualche gatto rinchiuso nel proprio trasportino, conigli ed asini. Una mattinata fresca ma baciata dal sole ha permesso a tante famiglie con il proprio amico quattro zampe di partecipare alla benedizione in ricordo del patrono degli animali, Sant'Antonio Abate, dal vescovo di Fano Armando Trasarti. Beh, nella tradizione ordinaria l'animale domestico era compagno di lavoro. Le mucche da traino o anche nutrimento di vita, tipo il latte, tipo il formaggio, tipo anche il maiale. Oggi l'animale domestico è diventato soprattutto la compagnia per gli anziani, la compagnia della malattia, la compagnia per i bambini, e l'animale in sé, se rispettato, c'ha molto anche da insegnarci. La natura non contaminata da un io malvagio nell'animale. Un animale protegge sempre il figlio, un animale difende il figlio sempre. Noi umani a volte in un io inquinato non riusciamo a fare tutto questo. Poi dono di creazione, tutto serve purché l'animale non diventi un idolo ma un compagno di vita. A conclusione della benedizione e alla distribuzione di panini e biscotti benedetti, il Comune di Fano ha donato un riconoscimento alla giovanissima sportiva fanese Elisa Cenogastri, che all'età di 11 anni ha ottenuto importanti risultati nazionali in discipline di equitazione. Sì, solitamente le premiazioni le facciamo in comune, però oggi ci tenevamo perché Elisa Cenogastri, che è una campionessa fanese di equitazione, campionessa nazionale, oggi era qui con il suo cavallo, Kiss della Love, e quindi è stata una premiazione a tutti due gli atleti, al cavallo e a questa ragazza straordinaria che sta facendo benissimo nell'equitazione.